suo tragitto. Arrivati a piedi o in telecabina, più di 4.000 persone hanno assistito al concerto acustico ad alta quota di Niccolò Fabi, organizzato nell'area del Rifugio Gilberti, a Sella Nevea. Evento dal sapore intimo, che ha emozionato e concluso la 21esima edizione del No Borders Music Festival. Che meraviglia è questa! Il cantautore romano ha proposto, tra panorami mozzafiato, attraverso la sua voce accompagnata dal suono della chitarra, i propri grandi successi e alcuni brani tratti dal nuovo album, una somma di piccole cose. Ho regalato quel passante, un paragrafo di una pagina qualunque. La storia è un equilibrio tra le fonti, il disegno che compare unendo i punti. Patto firmato, un bacio non dato, e il futuro che cambia. È una somma di piccole cose, una somma di piccole cose. Sicuramente è un disco che è nato molto in mezzo alla natura e quindi forse risuonarlo in mezzo alla natura mi sembra la cosa più naturale, per l'appunto. Perché hai scelto questo titolo? Cioè, era una frase che mi aveva colpito molto, era uscita fuori una cena con amici un annetto fa, mi sembrava un buon punto di partenza proprio per l'atmosfera, per le canzoni, proprio per trovare un proprio ruolo nella società a prescindere dalla nostra piccolezza relativa al sistema, no? Che a volte ci disillude e ci fa sentire inutili e impotenti rispetto a tutto, mentre il fatto che comunque il collettivo sia una somma di elementi piccoli ma responsabilizzati a esserlo è l'unica arma che noi abbiamo come individui sociali. Poi ci sono mille altre varianti e possibili significati. Ora, una frase c'è una somma di passi, devo dire che per tutte le persone che ne hanno fatti parecchi, per fin qui su mi sembra molto appropriato. Sono veramente tanti, tanti. Che messaggio vogliamo lanciare anche ai fan che seguono attraverso Udinese TV? No, state bene, è l'unica cosa che possiamo cercare di fare, ognuno a seconda dei propri istinti e desideri. Quali sono i prossimi obiettivi di Niccolò Fabi? Adesso è continuare a suonare in giro queste canzoni e basta. Poi dal punto di vista della creatività ci ripenserò fra qualche mese. Le più lunghe passeggiate. Sicuro le ho cercate senza nessuno. Perché? Ma loro? Cosa si fa con loro? Loro si aspettano. Milano è venuto qua per il concerto indipendentemente? No, siamo a Sella Nevea in vacanza. Conosco già il posto, sono solito venirci e ho approfittato dell'occasione per vedere un bel concerto. Io vengo da Trieste, sono 40 anni che giro per Sella Nevea. E questo posto, il rifugio, questo territorio cosa le dà di più? Guardi, lei pensi che nel 67 portavo i muli pieni di mattoni per mettere a posto il Rifugio Gilberti. Io penso che questo è uno dei più bei posti in cui durante l'anno, tranne a Pasqua, Natale, a Ferragosto, c'è la pace assoluta. E tranne oggi? Ma oggi è una giornata particolare, c'è questo concerto che ogni tanto serve per rivitalizzare l'ambiente. È un bene che ogni tanto un po' di gente in più
arrivi anche qui. Lei conosce Niccolò Fabi oppure sì, no? Sì, sono venuta anche per ascoltarlo. Una bella emozione di gioia, si va un po' via coi propri pensieri, qua si dimentica un poco. E comunque è bellissimo. Lei da dove arriva? Da Monfalcone. È venuta espressamente per il concerto? Certamente, nonostante la salita, però sono venuta su in funivia. L'ho già vista all'Arena di Verona ed era comunque un bel contesto, ma qui li supera tutti, secondo me, è fantastico. Un contatto con la natura incredibile, non pensavo di trovare così tanta gente, è una situazione bellissima. In provincia di Gorizia. Venuti espressamente per il concerto? Sì, una visita escursionistica più concerto, connubio giusto. Ho perso la città, ho perso un sogno, abbiamo perso il fiato per parlarci. Ho perso la città, ho perso la comunità, abbiamo perso la voglia di aiutarci. Lasciare senza parole, senza fiato, davvero arrivare qui a 1850 metri e vedere così tanta gente che è salita per godere del posto e per godere soprattutto della musica di Niccolò Fabi che potete ascoltare, è davvero qualcosa di speciale. È il terzo anno che si tiene il concerto in alta quota, che è l'appuntamento finale di chiusura del No Borders Music Festival. L'abbiamo voluto fortemente perché riteniamo che questo sia un posto davvero magico e che più gente possibile lo debba conoscere. Il No Borders è nato 21 anni fa con l'idea di valorizzare la musica quale forma di cultura e mezzo di comunicazione in grado di essere compresa da tutti oltre i confini, confini sociali, linguistici, etnici, confini di tutti i tipi, sfruttando anche il comprensorio, quello del Tarvisiano, davvero unico posto tra Italia, Austria e Slovenia. Obiettivi raggiunti dunque anche per questa 21esima edizione. Siamo sicuramente contenti perché chiudere così in bellezza, anche gli altri appuntamenti sono andati tutti molto bene, poi ci stiamo affezionando molto a questo posto perché quando arrivi chi con la cabinovia, chi a piedi, quest'anno veramente più di 1000 persone sono salite a piedi, questa forse è la soddisfazione più grande, riuscire a passare una bella giornata, cioè quello che il nostro obiettivo è che le persone alla fine vadano a casa con un bel ricordo di aver visto un posto incantevole, poi ovviamente non ci possono essere tutti comfort perché siamo a 2000 metri sul livello del mare, però direi che insomma obiettivi raggiunti, missione compiuta, appuntamento al No Borders 2017. Si riutilizzerà questa formula o ci sono alcune idee in più? Una delle idee è quella di cercare di aggiungere un'altra cornice naturale a quelle già esistenti. E per il nome è ancora presto, abbiamo tante idee, proprio bisogna vedere quali riusciamo a portare a termine. Non è facile realizzare una manifestazione del genere, uno da fuori magari pensa sia tutto semplice, porti una pedana, due casse e un cantante, invece c'è lo sforzo di tanti volontari, di tante persone che lavorano. E gli artisti come rispondono a questa proposta di venire a esibirsi in contesti simili? Magnificamente, Niccolò è rimasto davvero colpito, ieri sera gliene avevo parlato molto a cena, però finché non vedi coi tuoi occhi, non vivi, certe cose non le puoi capire, l'ha visto ed è rimasto davvero rapito, era molto emozionato, puoi fare questa entrata facendo 200 metri a piedi, passando in mezzo alla gente che ti acclama, che ti applaude, penso che sia qualcosa di veramente forte, l'ho vissuta io che non sono artista e gli applausi non erano per me. In sintonia quindi anche con il messaggio del festival, nessuna barriera a nessun tipo. Assolutamente, è colto nel segno. Io tornerò verso dicembre da queste parti, finalmente ad Udine suoneremo un teatro, con l'uno schio, immagino tre date, tutto in su, a destra, tutto in su. Non posso dire sinceramente che sarà meglio di adesso, però, perché cioè, da un certo punto di vista è ovvio, no. Perché sì, vi devo dire che ci saranno ovviamente tutto un po' più organizzato, le luci che hanno. Ci saranno altre persone che sono con me, altre canzoni, sfumature belle, per carità, sono molto soddisfatto di come stiamo suonando, però può avere
Questo non si può sbagliare. Però a dicembre ho la sensazione che qui... Ma sensazione, magari mi sbaglio. Potrebbe essere complicato. Chiediamo alla... sì, chiediamo alla Regione Friuli se ci porta qualche montagna giù, ma... Nessuno andare incontro a un calcio in faccia, con la tua calma indifferenza sembra quasi che ti piaccia. Camminare nella pioggia ti fa sentire più importante, perché stare male è più nobile per te. Ricordati che c'è differenza tra l'amore. Fatti un regalo, almeno ogni tanto, e poi se vuoi tu fai finta che è normale, non riusci.